cattivi, insaziabili, a volte claudicanti e stupidi. Tutti aggettivi che descrivono alcuni politici italiani. Ma anche gli zombie, poi dipende dai punti di vista. Non tutti sanno però che la maggior parte di queste parole ci portano alla mente gli zombie solo grazie al cinema e soprattutto al film di cui parleremo oggi, La notte dei morti viventi di George Romero, il primo film di zombie. Sì, in realtà non è esattamente così, lo zombie al cinema era già presente da anni, ma non era il mostro che conosciamo noi tutti oggi. Quello arriva nel 1968, però direi di andare con ordine. George Andrew Romero. Nasce il 4 febbraio 1940 a New York City. Fin da giovanissimo George ritrova nel cinema la sua più grande passione. Il ragazzo è affascinato dalla fantascienza e dall'horror. Tra i suoi film preferiti infatti c'è Nosferatu del 1922, Frankenstein del 1931 e King Kong del 1933. Dopo il liceo George frequenta l'università di Pittsburgh in Pennsylvania, dove studia arte drammatica e teatro. Negli anni 60 inizia a lavorare come fotografo e videomaker. Tutto ciò lo aiuta e gli fornisce l'esperienza necessaria per ciò che avrebbe fatto qualche anno dopo. Realizza diversi spot pubblicitari e alcuni cortometraggi sperimentali. Ma ora siamo vicini. Durante il 1967, assieme a John Anthony Russo, amico e collaboratore, George inizia a scrivere una sceneggiatura per un film, il suo primo lungometraggio. L'idea originale di Romero era quella di realizzare un film horror ambientato durante l'inizio di un'apocalisse zombie. Ovviamente a questo punto l'avrete già capito, sto parlando di Anubis. Sì, Anubis, questo è il titolo che aveva previsto per il film. Poi però optarono per uno un po' più lungo, ma forse più memorabile e attrattivo. Night of the Living Dead, appunto la notte dei morti viventi. La produzione del film? Ovviamente indipendente. Il budget di soli $114,000 venne raccolto attraverso finanziamenti personali di Romero, amici e parenti, ma soprattutto attraverso prestiti da banche locali. La location principale utilizzata per il film fu una fattoria abbandonata situata a Divan City, a circa 42 km a nord di Pittsburgh. Il cast naturalmente si formò di attori sconosciuti per lo più al grande pubblico, ma un elemento di questo cast fu importantissimo per il film: la scelta di Dwayne Jones per il ruolo di Ben, uno dei protagonisti. È la prima volta che in un film di questo genere un attore nero interpreti un ruolo così... così normale, non stereotipato, non offensivo e non marginale, al pari degli altri, se non anche superiore in alcune scene. Romero, assieme a Jones, voleva far capire che anche un attore afroamericano avrebbe potuto interpretare un ruolo solitamente riservato ad attori bianchi. Infatti, il periodo in cui iniziano i lavori è leggermente significativo. Anche se solo per qualche mese Martin Luther King è ancora vivo, e in tutti gli Stati Uniti si stanno svolgendo varie proteste contro la guerra in Vietnam. L'America di quel periodo era composta al 5% di materia e al 95% di razzismo. Nel suo piccolo quindi fu davvero importante la scelta di Romero, tanto che all'interno del film uno dei sottotesti maggiori è proprio il razzismo. Romero voleva creare e portare sullo schermo una metafora sulla società, utilizzando gli zombie come simbolo dei conflitti e delle divisioni umane. L'idea di mostrare un gruppo di persone chiuse in una casa e costrette a confrontarsi con i propri pregiudizi e paure mentre affrontano una minaccia esterna come gli zombie si rivelò profonda e coinvolgente. Ma perché ad inizio video ho identificato questo come il primo film sugli zombie se prima del 1968 gli zombie al cinema c'erano già stati? Beh, vediamo quali film presentavano i cosiddetti zombie. White Zombie, del 1932. Gli zombie sono raffigurati come persone trasformate in creatura senza vita e sotto il controllo di un malefico mago voodoo, peraltro interpretato da Bela Lugosi. Non esattamente la rappresentazione principale a cui noi pensiamo oggi con la parola zombie. Stessa cosa in I Walked With a Zombie del 1943 e Revenge of the Zombies, sempre del 43, in cui gli zombie sembrano più dei vampiri. In breve, gli zombie così come li raffiguriamo e li immaginiamo oggi provengono dalla notte dei morti viventi. È lì che hanno acquisito anche le caratteristiche citate proprio ad inizio video. Hanno una pelle pallida e decomposta, segno della loro natura non morta. Le loro facce sono cadaveriche con occhi vuoti e sguardo vitreo, che rende le loro espressioni spettrali e terrificanti. Si muovono in modo goffo e incerto, camminando a passo lento e vacillante. Sono quasi come automi senza vita, con movimenti meccanici e senza coordinazione. Sono privi di razionalità e agiscono solo istintivamente, la loro unica preoccupazione sembra essere quella di cibarsi di carne umana e non mostrano empatia o compassione. Sono estremamente pericolosi e non si possono uccidere facilmente, possono sopraffare le loro vittime in gruppo, la loro fame insaziabile le spinge a inseguire e attaccare qualsiasi essere umano vivo che incrociano, e tantissime altre aggiunte che appunto ha pensato Romero. Tornando però alla produzione del film.
Le riprese iniziarono nel giugno del 1967 e si svolsero principalmente per qualche settimana di luglio. La scelta del bianco e nero, oltre che per una visione stilistica che riprendeva dal passato, dagli stessi film che George adorava, era dovuta al limitato budget. Tuttavia, questa scelta ha contribuito a creare un'atmosfera più cupa e claustrofobica, rendendo il film ancora più inquietante. Il budget limitato comportò anche vari problemi durante le riprese e anche dopo, con alcuni pagamenti in realtà. Diversi membri del cast e della crew lavorarono gratuitamente al film, alcuni di questi anche volentieri perché credevano nel progetto e nelle capacità ed il talento di Romero, che infatti ha utilizzato diverse tecniche di riprese innovative per l'epoca. Dopo le riprese, Romero è ovviamente passato al montaggio, conscio della sua esperienza passata e della sua voglia di fare. Il tutto durò giusto un po' di più della fase di riprese. Non si hanno date o informazioni certe sulla durata della post-produzione. Fatto sta che il film arrivò il 1 ottobre 1968. La notte dei morti viventi segue un gruppo di persone che cercano di sopravvivere durante un'apocalisse zombie. Il film inizia quando Barbara e suo fratello Johnny visitano il cimitero per rendere omaggio alla loro madre defunta. Durante la visita però vengono attaccati da un uomo molto inquietante, ovviamente uno zombie. Questa scena è una delle più citate e riconoscibili nel cinema horror. Barbara riesce a scappare cercando rifugio in una vicina casa di campagna. Qui incontra Ben, un altro sopravvissuto, e scopre che la casa è già occupata da altre persone in cerca di sicurezza. Assieme devono affrontare l'orrore degli zombie che circondano la casa e cercano di entrare. Le tensioni aumentano all'interno della casa a causa delle diverse personalità e strategie di sopravvivenza dei sopravvissuti. Ben appunto si rivela un leader deciso e cerca di proteggere tutti, ma le dinamiche interne creano conflitti. Nel frattempo le comunicazioni con il mondo esterno sono disturbate e i sopravvissuti cercano di capire la natura dell'attacco degli zombie. Vengono a conoscenza tramite radio che i morti stanno tornando in vita e che cercano di cibarsi della carne dei vivi. In questa situazione il governo e le autorità sembrano impotenti nel fermare il fenomeno. Man mano che la notte avanza, la situazione diventa sempre più disperata. Il gruppo deve affrontare attacchi costanti degli zombie, l'instabilità emotiva di alcuni membri e la mancanza di un piano chiaro per la sopravvivenza. Tutta la tensione culmina con un finale molto inaspettato, con un colpo di scena devastante. Il film, come ho già detto, affronta temi sociali e politici come il razzismo e la paranoia tipica di quel periodo in America. È stato quindi molto innovativo per l'epoca, non solo per questo, anche perché era nato a tutti gli effetti lo zombie, e nessuno se non Romero avrebbe potuto utilizzare l'immagine ed il concetto di quel coso poco deambulante ed inquietante. Sì, solo Romero avrebbe potuto usarlo, se non si fosse dimenticato di inserire il copyright originale nelle copie distribuite. Questo ha causato la caduta del film nel pubblico dominio, rendendolo accessibile a chiunque potesse duplicarlo e distribuirlo senza autorizzazione. A causa di questa situazione spiacevole, il film è stato soggetto a numerose edizioni e distribuzioni senza il consenso o il pagamento dei diritti agli autori e ai produttori. Di conseguenza, molti hanno potuto trarre profitto dal film senza dover pagare i suoi creatori, e questo ha causato notevoli difficoltà finanziarie per Romero e gli altri coautori, che quindi non hanno preso la totalità dei guadagni che avrebbero potuto prendere. Ma cerchiamo di cambiare discorso, davvero bastava semplicemente una piccolissima C messa da qualche parte nel film. Inizialmente il film non ha ricevuto una grande attenzione dai principali studi cinematografici e distributori. Proiettato in pochissime sale indipendenti, non riusciva ad attirare molto pubblico. Tuttavia, nonostante le limitate risorse di marketing, il film ha iniziato a guadagnare popolarità grazie al passaparola e alle recensioni positive da parte di alcuni critici. La sua natura innovativa e spaventosa ha catturato l'attenzione del pubblico che cercava qualcosa di diverso nel genere horror. Il film ha ricevuto un interesse crescente e ha attirato un pubblico davvero affezionato. Ad oggi, infatti, è uno dei pilastri dell'horror e del cinema tutto. Con il successo negli anni sono stati rilasciati sequel, spin-off non ufficiali e remake, senza contare le migliaia di citazioni in film, serie, videoclip e spot, non per forza horror. Abbiamo Zombie del 1978, sempre di Romero, chiamato così in Italia perché in originale sarebbe il più conosciuto L'alba dei morti viventi, Dawn of the Dead. Questo anche forse più famoso della Notte dei morti viventi, con l'importante critica al consumismo. Gli zombie qui sono a tutti gli effetti la rappresentazione della società moderna. Non a caso il film è per la maggior parte ambientato all'interno di un centro commerciale, che diventa un rifugio per un gruppo di sopravvissuti mentre l'apocalisse zombie si diffonde nel mondo esterno. La metafora del centro commerciale come rifugio rappresenta la fuga dalla realtà e il tentativo di trovare conforto e sicurezza attraverso l'accumulo di beni materiali. Da questo film sono poi arrivati il remake Dawn of the Dead del 2005,
5, diretto da Zack Snyder e scritto da James Gunn, ma soprattutto il film parodia parte della trilogia del cornetto, Shaun of the Dead, l'alba dei morti dementi, con Simon Pegg e Nick Frost, diretti da Edgar Wright. Sono stati realizzati anche degli spin-off non ufficiali da quella che è diventata man mano una saga. Zombie 2 di Lucio Fulci, che sfrutta il titolo di Dawn of the Dead arrivato in Italia per cavalcare l'onda, solo un anno dopo, nel 1979. Ma soprattutto il bellissimo e magnifico Zombie 3 del 1988, iniziato sempre da Fulci, ma terminato dai maestri Bruno Mattei e Claudio Fragasso, rispettivamente registi di Terminator 2, non questo, ecco questo, e di Troll 2, no, ovviamente non questo. Troll 2 per vie traverse sicuramente lo conoscerete. Già, questo meme è una scena del film. Comunque, fortunatamente la saga principale ha continuato a sfornare film diretti dallo stesso Romero. Nel 1985 arriva Day of the Dead, il giorno dei morti, mentre nel 2005 Land of the Dead, nel 2007 Diary of the Dead e nel 2009 Survival of the Dead. Tanti. Ma la saga non è ancora finita, sì, perché nonostante Romero sia scomparso nel 2017, prima di lasciarci ha scritto la sceneggiatura di quella che considerava la conclusione ufficiale della sua saga zombie. Twilight of the Dead dovrebbe arrivare il prossimo anno, e il regista scelto è Brad Anderson, già dietro la macchina da presa dell'Uomo senza sonno con Christian Bale. Ma ragazzi, questa è stata la storia del vero primo film sugli zombie, e dell'uomo che nonostante tutti i problemi e gli imprevisti lo ha realizzato diventando uno dei veri maestri e capisaldi del cinema horror. Fatemi sapere con un commento qui sotto se conoscevate già questa storia, se avete visto qualche film della saga principale di zombie di Romero o se avete visto qualche altro film citato nell'ultima parte di questo video. In caso non li abbiate visti, vi consiglio di dare quantomeno un'occhiata alla Notte dei Morti Viventi e all'Alba dei Morti Viventi, zombie. Questo per quanto riguarda la saga principale di Romero, mentre per gli altri film vi direi di guardare L'Alba dei Morti Viventi di Snyder, che considero comunque uno dei suoi migliori film, ma soprattutto L'Alba dei Morti Dementi, che è un titolo che non rende giustizia a quello originale, ovvero Shaun of the Dead, con il nome del protagonista, che è un film davvero divertente come l'intera trilogia del cornetto e che ha comunque anche la critica sociale. E niente, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!